Con la nuova normativa e quindi con l'unificazione dei due esperimenti d'asta, con incanto e senza incanto in un unico esperimento d'asta, il prezzo base e l'offerta minima sono né più né meno che l'abbattimento uno dell'altro del 25%. Per la partecipazione all'esperimento d'asta è consigliabile quindi, ed è indicato anche nell'avviso d'asta, che l'offerta minima deve essere necessariamente il prezzo più basso, il valore più basso espresso nell'ordinanza. Quali sono i passaggi logici che ci consentono di acquistare un immobile all'asta? Individuato l'immobile, vado fisicamente sul posto e mi rendo conto se il contesto di zona è a me gradito. Fatto questo, chiedo se l'immobile abbia un'anamnesi, relativamente alla propria costituzione in tribunale, che mi consenta di fare un acquisto garantito. Questo è il passaggio logico più delicato.